Entriamo allora in onda, sono le 8.43 minuti, siete sempre all'ascolto di Play qui su RBE, ve l'ho detto, voglio raccontarvi quest'oggi di un tema molto importante, quello della accoglienza di rifugiati, rifugiate soprattutto dall'Ucraina nel corso di questi passati 12 mesi, visto che il venerdì scorso era il giorno di anniversario da questa invasione, sono emersi in questi giorni molte disamine trasversali su questo anno di guerra, una riguarda proprio questa, ci sono varie organizzazioni che in Italia si sono occupate di accoglienza ed è anche un'occasione insomma per lanciare degli appelli anche alle istituzioni rispetto a questo tema. Una di queste organizzazioni è ActionAid, che sentiamo molto spesso e molto volentieri, in particolare oggi parleremo con Marta Peperna che ci racconta di un caso in particolare, ma insomma vi spieghiamo tutto tra poco. Intanto ciao Marta e benvenuta sulle nostre frequenze. Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Ci vuoi raccontare un po' di che cosa ti occupi tu nell'ambito insomma di quello che stiamo parlando? Sì, assolutamente, io lavoro su Napoli e in particolare mi sono occupata nell'ambito di questo progetto, di cui magari un po' parleremo, della mappatura dei bisogni, convinti che l'unico modo per diciamo poter effettivamente offrire un supporto concreto passasse per un'analisi di quelli che erano i bisogni sia delle persone nuove arrivate sia delle comunità a lungo residente che ovviamente vedevano propri parenti raggiungerli. E dall'altro lato poi sono proprio la focal point per Napoli, per quindi tutte le attività che ci riguardano, perché questo progetto di ActionAid si svolge su vari territori, quindi qui a Napoli, a Corsico in provincia di Milano e poi nell'Arco Ionico. Puoi raccontarci ecco un po' di che cosa si tratta, un po' più nel dettaglio di che cosa vi occupate, qual è l'ambito? Assolutamente. Allora, in realtà c'è da dire che questo progetto nasce proprio perché noi da tempo già lavoravamo con comunità provenienti dall'estero, un po' più in generale, in particolare nell'Arco Ionico, per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, in particolare al branciottato agricolo. E qui invece a Napoli ci occupavamo di percorsi di istruzione per adulti ed erano molto presenti nei nostri corsi appunto donne est-europee. Invece in provincia di Milano, con un'associazione nostra partner, vedevamo la presenza spesso di persone appunto appartenenti a queste stesse comunità. Quindi in realtà purtroppo il 24 febbraio per noi è stata una data particolare, perché eravamo tutti in maniera diversa ma a contatto con quelle persone in quel momento specifico, con persone lungo ovviamente residenti che già vivevano qua e che insieme a loro vivevamo il dramma di ciò che stava accadendo. Da questo nasce il progetto SWIT e nasce l'idea di innanzitutto ovviamente fornire un aiuto un po' più immediato e concreto attraverso il supporto alimentare, medico e quindi diciamo un kit un po' più di emergenza. D'altro canto però l'idea sin da subito era quella di fare un lavoro un po' più di lunga durata e quindi di attivare con delle specifiche a seconda dei territori un polo di ascolto attivo e di orientamento per tutti quelli che sono i servizi, conoscendo lo spaesamento che caratterizza le persone che arrivano e purtroppo non hanno la capacità, ovviamente la possibilità di parlare in lingua, non la conoscono e quindi sappiamo la difficoltà di accedere ai servizi pubblici e di conoscere come vivere una città partendo ex novo e soprattutto avendo un trauma di partenza. E infatti anche per questo polo di ascolto in realtà in alcuni territori si è delineato proprio come un vero supporto psicosociale dei soggetti, quindi ci sono stati dei gruppi di sostegno anche in particolare in provincia di Milano con la presenza di una psicologa proprio proveniente dall'Ucraina che ha fornito aiuto a dei gruppi di donne. In particolare, come sappiamo, sono spesso donne, non solo donne sole, ma spesso donne con minori a carico. E il senso del nostro intervento, in realtà, guardando anche un attimo al futuro e quello che sta avvenendo oggi e quello che sempre di più nutriremo, è un dialogo non solo con le istituzioni, perché da sempre ci occupiamo di co-design dei servizi pubblici nella speranza di poter sempre più realizzare un welfare di comunità, ma in particolare l'idea è anche proprio quella di portare all'attenzione di istituzioni che in questo anno comunque hanno purtroppo con tutta la buona volontà dimostrata mostrato delle insicurezze, dei comportamenti un po' a volte talvolta addirittura discriminatori. L'idea è quello di portare alla loro attenzione delle istanze che vengono proprio dalle donne che abbiamo incontrato in questo anno. Quindi adesso in corso, ripeto, come sempre ogni territorio ha la propria declinazione, un policy workshop, quindi dei momenti di incontro e di riflessione su vari temi, in particolar modo quello dell'abitare, quello del lavoro, ma anche quello della salute più generale, della salute globale, e quindi è quello che stiamo facendo adesso e che continueremo a fare.
Voi in questo comunicato parlavate appunto di situazione incerta in Italia, ad un anno appunto dall'arrivo di rifugiati, la definite ancora così, e se appunto un po' di incertezza era inevitabile nei primi momenti, nelle prime settimane dove ci sono stati tutti questi arrivi imprevisti, ad un anno di distanza ci si aspettava qualcosa di più solido. Voi appunto state notando qualche mancanza, qualche indecisione appunto? Allora, in realtà ci sono degli ambiti che sicuramente, come anticipavo prima, lasciano un po' dei nervi scoperti. Ad esempio l'abitare è uno tra questi, perché vediamo che in questo ambito in particolare un grandissime risorse sono state dispiegate per far sì che si potesse rimpolpare quello che è il circuito di accoglienza formale, quindi allargamento dei posti del SAI, c'è stata l'accoglienza diffusa, questa nuova rete di accoglienza in capo alla protezione civile. Eppure noi ci rendiamo conto, consultando le stesse dashboard della protezione civile, che la maggior parte delle persone, più del 70% potremmo dire, hanno scelto una sistemazione autonoma. Ad esempio in questo senso ci sono due considerazioni da fare: una sulla sostenibilità economica, che poi è collegata al tema lavoro, e una sulla sostenibilità anche abitativa, cioè proprio per il mercato immobiliare. Dal punto di vista economico, in realtà, come sappiamo, persone con sistemazione autonoma hanno potuto beneficiare solo di quel contributo di sostentamento, che in realtà era pari a tre mesi fondamentalmente, anche se dall'ultimo comunicato stampa della scorsa settimana del Consiglio dei Ministri forse già si sta prevedendo che qualcosa possa riavvenire a brevissimo. E quindi da un lato c'è una questione di sostenibilità proprio economica, dall'altro abitativa, perché le persone che sono arrivate inizialmente erano ospiti presso familiari, ma ovviamente questa soluzione non poteva essere di lunga durata, quindi la ricerca di una sistemazione autonoma per persone con background migratorio purtroppo non riesce ad avvenire attraverso canali formali. Ci sono sempre reti informali che riescono a trovare spesso abitazioni che non hanno condizioni di vita dignitose. Purtroppo c'è anche la questione in particolare ad esempio penso a Napoli, penso ad altri contesti, del mercato a nero, nel senso che non si hanno contratti di locazione, e questo comporta un grandissimo altro limite, che è l'iscrizione anagrafica, cioè senza la residenza persone che sono ormai da un anno in Italia non possono fruire di tutti quei servizi sociali, di welfare, che in realtà rendono praticamente il vivere sulla propria città veramente, veramente complesso. Pensiamo, uno tra gli esempi, una persona che non ha la residenza non può chiedere le cedole librarie per il proprio figlio a scuola, piuttosto che non può avere uno SPID e quindi semplicemente accedere a tutta una serie di pratiche. Poi ormai sappiamo che lo SPID è un prerequisito, e quindi in questo senso c'è, cioè, da un lato questo, cioè che le sistemazioni autonome è difficile chiamarle realmente tali, bisognava che fossero monitorate, che ci fosse un'attenzione particolare, e d'altro canto anche il sistema di accoglienza spesso, almeno nei casi che abbiamo riscontrato sul campo, purtroppo si è rivelato estremamente lento a cogliere delle istanze di persone che chiedevano magari di entrare nel circuito di accoglienza, e per coloro che già erano presenti un grande veramente spaesamento spesso, perché non si era a conoscenza dei propri diritti in quelle strutture, perché spesso già traumatizzate dalla guerra, dopo un piccolo processo di appaesamento nel luogo d'arrivo, venivano spostate in altri luoghi più distanti, che magari potevano garantire anche delle condizioni di vita migliori, però rappresentavano un altro trauma per le persone che erano presenti qui. Chiaro, chiaro. Quindi, insomma, ecco, giusto per citarne uno, già mi sembra bello grosso. Quindi, insomma, c'è un po' la richiesta di prendere nuovamente, rendere di nuovo prioritaria questa vicenda, evidentemente, cercare di affrontarla nel modo migliore. Quando racconto di questi temi, mi tengo sempre una domanda che, insomma, si ripete sempre. Quindi, i nostri ascoltatori lo sapranno, però, insomma, tu che hai a che fare da tempo con queste persone, con rifugiati che arrivano qui in Italia, c'è qualche storia che ti è rimasta particolarmente impressa, qualcosa che ti ha colpito, che ti ha stupito, o qualche vicenda, chiaramente senza andare a fare troppi nomi, dare riferimenti specifici, però insomma qualcosa che ti porti dietro da questi 12 mesi di lavoro? Sì, sicuramente in realtà è collegato a ciò di cui sto appena parlando, nel senso ci sono due aspetti in particolare. Un primo è proprio ad agosto dello scorso, cioè del 2022, in realtà quando ci si immaginava che un po' tutti noi avremmo lavorato un attimo meno, c'è stato uno spostamento da un CAS ad un altro CAS, la cui natura, diciamo, dal punto di vista anche formale non era chiara. Le persone veramente hanno vissuto un momento di fortissimo stress, quindi ricordo in particolare una adolescente che è qui con sua madre, ed è stato molto molto complesso
riuscire ad accompagnare questo processo, perché ci si rendeva conto proprio di quanto ormai si era in un certo qual modo ricucito un minimo di legame tra le persone e con il territorio, e quindi quello spostamento, che poi non è stato neanche così radicale perché era uno spostamento di circa 30-40 minuti con una metro, però in periferia, veramente era stato drammatico e percepito come tale. E poi dall'altro lato una cosa che purtroppo non riguarda una storia singola perché riguarda varie persone, che si ricollega all'altro tema che prima solo accennavo, è quello del lavoro, nel senso che io in particolare nel mio lavoro con Actionity mi sono sempre occupata di istruzione per adulti, e in questo caso le persone che attualmente provengono dall'Est Europa a causa del conflitto sono persone altamente qualificate, sono persone plurilaureate con un'esperienza di lavoro veramente già pluriennale alle spalle, e il dispiacere è che in un contesto, per quanto appunto sono state redatte le linee guida per riconoscere velocemente i titoli, per quanto ci siano una serie di programmi da parte anche di grandi organizzazioni con ovviamente la compartecipazione pubblica per assicurare comunque un inserimento lavorativo dignitoso, spesso quello che riscontriamo tutt'oggi è che queste persone sono inserite nelle stesse maglie del lavoro, dello sfruttamento lavorativo, ad esempio qui a Napoli la caratterizzazione dello specifico è quella della cura alla persona, dei servizi, insomma, e questo è un grande dispiacere. Quindi conosco persone, in particolare una persona, lo ricordo, che nel primo corso di introduzione alla lingua italiana in cui la conoscemmo ci disse, questo veramente a marzo del 2022, io sono qua ma non farò mai la badante, detto così, ma semplicemente perché non era la sua aspirazione, non perché ci fosse qualcosa di male, e poi riscontrare insomma a distanza di 3 mesi che alla fine non riusciva più a frequentare il nostro spazio per questo motivo, perché aveva avuto ovviamente la necessità di inserirsi nel mercato del lavoro, però questo inserimento non trovava corrispondenza con le proprie aspettative, con i propri desideri, con il paese, con il lavoro che svolgeva nel paese d'origine. Chiaro. Insomma, chiedo sempre faccio sempre questa domanda perché, insomma, parliamo spesso di numeri, di questioni ampie, è bello soffermarsi anche sulle storie singole. Come sempre, però, uno di quei temi infiniti da affrontare. Avremo bisogno di un'intervista chiaramente molto più lunga. Io invito i nostri ascoltatori a dare un'occhiata al sito di ActionAid in generale. Poi, molto semplicemente, l'ho provato a fare un secondo fa googolando ActionAid Suite, si trova esattamente quello di cui vi abbiamo parlato fino ad adesso. Si può leggere più a fondo di questo tema. Io ringrazio moltissimo Marta Peperna, appunto, che ci ha raccontato tutto quanto. Grazie mille non soltanto per il tempo di questa intervista, ma anche per il lavoro che ci hai raccontato fino ad adesso, e quindi grazie davvero, buona giornata, buona fortuna. Grazie a voi, buon ascolto, arrivederci.